Alle prime luci dell'alba i pescatori salpano le perseghere, le reti tipiche della pesca ai pesci persici. Specie di notevole interesse commerciale, l'avarello e bondella costituiscono la colonna portante della pesca professionale nel lago di Como, con un pescato annuale che supera le 100 tonnellate. Le carni delicate, di colore bianco e facilmente digeribili, trovano facile collocazione nel mercato della ristorazione e del consumatore finale. Particolare curioso, la bondella fu immessa nelle nostre acque su richiesta di pescatori professionisti interessati alla presenza di un coregone dalle dimensioni più limitate e quindi più facilmente commerciabile. La pesca professionale viene tradizionalmente praticata con reti volanti del tipo oltana, la cosiddetta cubia, calata nel tardo pomeriggio e salpata all'alba del giorno successivo. Più raramente, e soprattutto nel periodo invernale, si utilizzano anche reti ancorate al fondo. Tra i pesci d'acqua dolce, l'avarello e bondella sono due specie che presentano una grande varietà di ricette gastronomiche. Ce le presenta il ristoratore Alessandro Sala. Allora, partiamo dall'avarello, fresco appena pescato, che è fondamentale per la realizzazione delle ricette, e possiamo proporlo sia intero, filettato oppure spinato. Con queste tre varianti poi possiamo adattarle a diversi piatti che possono spaziare dall'antipasto ai primi piatti e ai secondi piatti. La pesca dell'agone viene praticata usando i cosiddetti pendenti, reti di maglia compresa tra i 20 e i 22 mm per lato. Le zone di pesca seguono gli spostamenti stagionali degli agoni. Quando si avvicina il periodo riproduttivo, i pendenti vengono calati e ancorati in prossimità della riva da metà pomeriggio fino all'imbrunire. A seconda delle caratteristiche del fondale, le reti sono disposte in modo parallelo alla costa o a ferro di cavallo, dialettalmente chiamato cappino. Nel resto dell'anno le reti vengono messe in mezzo al lago, dove restano sospese ad appositi galleggianti e sono lasciate libere di muoversi con le correnti superficiali. Già sulla barca i pesci vengono tolti dalle reti per essere avviati alla vendita diretta o alla successiva lavorazione. Benché questo pesce venga cucinato in vari modi, il metodo di preparazione più diffuso e famoso, tanto da farne un simbolo della gastronomia comasca, è quello del missoltino. Si parte con l'estrazione dell'interiore attraverso un buco fatto con l'unghia del pollice, poco dietro le branchie. Dopo un rapido lavaggio, si procede con la salatura, in ragione di almeno 50 g di sale per ogni chilogrammo di pesce. Dopo un periodo di 24-36 ore, gli agoni vengono preparati per l'essiccazione. Nei moderni laboratori, l'essiccazione avviene in condizioni controllate all'interno di apposite autoclavi. Sono ancora molti, però, i pescatori che la ottengono appendendo i pesci all'aperto in lunghi e caratteristici festoni. La fase successiva prevede la schiacciatura della testa per eliminare eventuali sacche d'aria. Infine, dopo la lunga e delicata fase della stagionatura sotto torchio, durante la quale gli agoni perdono gran parte del proprio peso, questi si trasformano nel prodotto finito, il classico missultin.